Premio speciale miglior saggio Deborah Calomino, visioni turistiche. Brava Deborah, complimenti. Grazie. Deborah Calomino, giovanissima, ieri so che ha ritirato un altro premio. Questo libro comunque sta facendo veramente il tour, no? È un libro che sta avendo molto, molto successo. Visioni turistiche, perché? Ce lo dica lei. Innanzitutto grazie per questa opportunità. Io ho partecipato perché ho seguito questo concorso negli anni, però non avevo pubblicato nulla. Abbiamo invogliato noi. Anche in parte. Poi ho deciso di scrivere questo libro per parlare di un tema importante per la Calabria, per tutta l'Italia, ma soprattutto per la nostra Calabria. Io in visioni turistiche ho cercato di raccontare il turismo in maniera semplice. Tutti ci riempiamo la bocca di questo argomento, ma poi in realtà nessuno si rende conto di quello che può rappresentare per un territorio come il nostro. Diciamo la Calabria è vocazione turistica, viviamo di turismo, ma questo turismo che cos'è? Dove nasce? E quindi dopo aver studiato per anni, lavorato per anni in questo settore, ho messo insieme un po' di pezzi, un po'. Io poi faccio la giornalista, mi occupo proprio di turismo e marketing territoriale, ho messo insieme un po' di articoli. Parlandone con un docente universitario, mi ha detto, ma perché non lo pubblichi? Perché secondo me è un modo per divulgare i messaggi di amore per il territorio, noi che siamo tutti coinvolti all'interno della promozione turistica del territorio. Nel testo ci sono tanti spunti anche per il residente. Una foto di una busta di spazzatura pubblicata su Facebook fa il giro del mondo potenzialmente. E quello è un danno d'immagine che noi facciamo alla nostra terra, alla nostra comunità e a chi ha investito nel turismo, a chi lavora nel turismo. Quindi visioni turistiche nasce proprio per far riflettere. Poi ho trattato i temi in maniera leggera, ho scritto in modo che tutti possano comprendere. Da questo nasce, sono felice che è stato recepito il messaggio. Sei riuscita benissimo, anche perché poi tu vieni anche da una località turistica che c'è Drago, se non sbaglio. No, San Lucido. Ah, San Lucido, sono andata sull'altro versante. No, siamo sempre sulla costa di Tirrenica. Sì, sì, però diciamo siamo andate più su. Complimenti Deborah, legge la motivazione Maria Teresa Buccei. Complimenti, vedo la targa, il libro qui sotto, così sì. Serva e leggo. Mi sembra che sia stato Marco a fare la motivazione. Sì, sì. La recensione di Marco Marra. Restando fedele alla sua connotazione informativa, questo saggio si esalta con un linguaggio rotondo che ne muove gradevolmente i contenuti e proprio grazie alla scoperta della sua semplicità. Gli argomenti trattati e relativi spunti plausibili e oggettivi vengono finalmente portati alla luce e l'auspicio è che non restino soluzioni di mera consultazione ma che possano essere messe in pratica trasversalmente dai turisti così come dagli operatori del settore. Grazie a te, Deborah.